Allora, eccoci ancora qui. Allora, continuiamo la discussione di ieri. Come vedete, no, ancora non vedete, il titolo di questo è oggi, diciamo, mi soffermerò sulla probabilità. E vabbè, qui ho la prima parte della prima pagina è uguale a quella di ieri. Lo scopo della conferenza è sempre lo stesso, diciamo. E la citazione è sempre lo stesso, diciamo. E poi il caso specifico è citato Laplace, quel signore che abbiamo incontrato ieri. Questa citazione l'ho messa, anche se io in tutta sincerità non è che sia proprio tanto d'accordo con questa cosa, però l'ha detta Laplace, quindi diciamo. Lui dice: la probabilità in fondo non è che buon senso ridotto a calcolo, insomma, si può interpretare in modo un po' diverso, cioè nel senso, sì, se alla fine uno le fa le cose bene, vede che è così. E fa apprezzare con precisione ciò che gli spiriti giusti sentono per una sorta di istinto, senza che essi possano sovente rendersene conto. Allora, Laplace, come ho detto ieri, insomma, era un genio, ma forse non era proprio tanto uno spirito giusto, comunque, diciamo, per la matematica magari non serve essere giusti, forse basta essere intelligenti. Allora, perché questa cosa? Uno potrebbe dire che molto spesso, diciamo, io sono un fisico teorico, però diciamo, non mi occupo di questi argomenti molto alla moda, no? Cioè, bosone di Higgs, materia oscura, viaggi del tempo, eccetera. Quindi quando la gente mi chiede che faccio, glielo dico, rimangono tutti un po' delusi. Perché dice, ma come, non ci sai dire la materia oscura, i viaggi nel tempo, il bosone? Dico, no, mi spiace. No. Se volete vi racconto le cose che fa, dice, cosa fa, glielo dico, quello che faccio, dico, vabbè, passiamo ad altro. Ora, il problema è che non è che è proprio necessario informarsi sulle ultime cose, no? Cioè, su questo c'è una cosa divertente che ho trovato all'Ottocento, all'inizio dell'Ottocento c'era questo re di Prussia, Federico Guglielmo IV, che era molto appassionato di scienza, aveva un astronomo reale, si chiamava Angela Argelander, esiste sulla Luna un qualche cratere dedicato a lui, e lui ogni tanto andava da questo astronomo reale e gli chiedeva che novità ci sono, e dopo un po' il povero astronomo si era, insomma, ha avuto il coraggio di dire, scusi maestà, ma diciamo, non è che ogni giorno ci può essere una novità, no? Cioè, non è che, quindi non è che necessariamente bisogna sempre parlare dell'ultima cosa che hanno fatto al CERN, insomma, quindi, in particolare se uno la sa, per lui è nuovo, quindi diciamo, la probabilità è vecchia, però diciamo, è ancora poco nota, quindi vale la pena parlarne. Ora, uno dice, ma perché vale la pena parlarne? Beh, ci sono tanti motivi, no? Allora, la probabilità fra le branche della matematica è, diciamo, forse una delle più giovani, vabbè, lasciando stare le computer science o informatica, insomma, è una delle più giovani, è nata molto tardi, è nata insomma, intorno al 1500, fra l'altro una nascita, come dire, abbastanza poco nobile, no? Diciamo, è nata perché c'erano i maniaci che giocavano a carte, no? Nel 1600, diciamo, per passare il tempo, cioè, ma dovevate fare un viaggio, andare da Pisa a Roma nel 1700, adesso si prende il treno e ci si mettono 3 ore, no? Passando da Firenze anche 2. Ma se ci dovevate andare nel 1700, vi ci volevano 4 giorni probabilmente, qualcosa del genere. E che faceva uno 4 giorni in carrozza? C'erano due possibilità, o uno era devoto e si snocciolava alle preghiere, oppure non era devoto e giocava a carte. E giocava a carte, giocavano a dadi, quindi in questi viaggi i gentiluomini non religiosi giocavano a carte e a dadi, e a forza di giocare a carte e a dadi hanno sviluppato, hanno fatto nascere il calcolo della probabilità, perché loro facevano dei ragionamenti sbagliati e poi vedevano a livello pratico che la cosa non tornava. Dice, ma com'è? Io secondo me ho dimostrato che la probabilità di fare questo è maggiore di quell'altra, invece poi in pratica non succedeva. E quindi, ad esempio, c'è un signore che si chiamava, non mi viene il nome, un signore, era un nobile sfaccendato alla corte di Francia, che lui a forza di giocare aveva capito che certi ragionamenti teorici non funzionavano in pratica, e quindi scrisse a Fermat e a Pascal, niente po' di meno, questi due signori che non giocavano a carte ovviamente né a dadi, però si misero lì e gli fecero il calcolo e gli fecero vedere che effettivamente sì, c'aveva ragione, aveva
il ragionamento era sbagliato, però l'osservazione era giusta. Quindi diciamo, il calcolo della probabilità è nato dai primi lavori di Fermat e Pascal per giochi di carte, anzi sembra che è nato ancora prima, c'è stato un lavoro di Galileo, sempre lui, un lavoro minore per Galileo, in cui lui faceva un calcoletto, diciamo adesso che è un calcoletto combinatorio, su un problema simile, cioè che una cosa che sembrava in contrasto con l'osservazione, ma in effetti facendo le cose bene, diciamo, la cosa tornava. Allora, quindi è nato nell'ambito dei giochi d'azzardo, e infatti è una delle cose ancora rimasto, i giochi del lotto, queste cose, no? Che, allora, la gente pensa che calcolare la probabilità che esce una quaterna sia una cosa da geni, invece diciamo, è una cosa elementare. Però, diciamo. E poi, diciamo, a parte le cose dei giochi, poi nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, è diventata importante nell'ambito della meccanica statistica, con Maxwell e Boltzmann, e poi inizio del Novecento con la teoria dei processi stocastici, e poi in tempi più moderni col caos e la complessità. Ora, se uno guarda un po' in giro, diciamo, dice perché è interessante la probabilità? Beh, allora, la prima cosa è dove è nato, cioè nei giochi, il lotto, il poker, eccetera. Poi, cose un po' più serie, investimenti di borsa, anche se lì le regole non sono chiare, perché l'analisi medica, l'interpretazione dell'analisi medica, io non so se voi, insomma, chi di voi ha avuto la sventura di parlare col pediatra per parlare se fare vaccinare o no il figlio sulle non i vaccini da adesso, quelli non obbligatori, insomma, e i medici dicono una cosa strana, per il semplice motivo che non hanno idea di cosa stanno parlando, non hanno idea dei concetti elementari di probabilità. Poi dopo vi faccio un esempio divertente. E poi solamente ci sono le applicazioni, no? Ci sono le applicazioni pratiche, diciamo, in tante cose, diciamo, in chimica, in ecologia, problemi tecnologici. Okay. Allora, nonostante tutto questo, la probabilità è una delle cose meno note e poco apprezzate, e incredibile, ma vero, è molto poco apprezzato anche in ambito accademico, anche diciamo, non so, tra i fisici la probabilità è molto poco nota, si fanno degli errori abbastanza pacchianotti. Allora, qui adesso la probabilità è una di quelle cose che è sempre stata un po' oscura, e c'è una certa aleggia intorno un'atmosfera vaga, un po' di qualcosa di mal definita. Allora, diciamo, e in effetti un po' è così, no? Diciamo, vi faccio un elenco di opinioni. La prima è, diciamo, una cattiveria. Cattiveria è che tra la probabilità e la matematica c'è la stessa relazione che c'è fra il mercato nero e l'economia. Cioè, per dire, la matematica è la probabilità è una zozzeria. È una cosa sporca, è una cosa che un matematico per bene non dovrebbe fare. E in effetti, fino a un po' di tempo fa, fino a circa 80 anni fa, era così. La matematica, i matematici per bene la guardavano con un certo, insomma, appunto, come il mercato nero e l'economia. Poi esistono un sacco di idee sbagliate sulla probabilità. Per esempio Popper, che abbiamo già citato ieri, uno dei miei bersagli preferiti, insomma, che intanto diceva un po' di fesserie. Questa è una delle fesserie che diceva. Dice: le stime probabilistiche non sono falsificabili. No? Voi sapete che intorno all'idea di Popper, della scienza, la vera scienza è qualcosa che è falsificabile. Se non è falsificabile, almeno nei principi non è scienza. Qui lo dice: le stime probabilistiche non sono falsificabili e non sono neanche verificabili. Quindi la probabilità non è una scienza. Il ragionamento suo più o meno era: se io lancio il dado e mille volte viene che la frequenza è 49%, poi lo lancio 10.000 volte e viene 49,5%, poi lo lancio 100.000 volte 50,4%, però questo qui non mi assicura che è 0,5. Questo era il suo ragionamento, poi dopo lo discutiamo, quindi questo era il suo argomento. Fra l'altro, diciamo, lui aveva anche un'idea che, a differenza delle cose che abbiamo detto ieri, lui sosteneva che in ambito deterministico non si potesse parlare di probabilità. A questo qui ha già risposto quel signore là, giovane, Einstein, e gli manda una lettera nel libro famoso di Popper, la logica della scoperta scientifica. Lui riporta una lettera di Einstein. Giustamente, se Einstein ti scrive una lettera tu ne sei molto fiero, però Einstein in questa lettera gli diceva che non aveva capito niente. Vabbè, meglio che niente, perché in genere non è che uno riceve lettere da Einstein, insomma.
Quindi anche una lettera di Einstein che ti dice che sei stupido, tu la metti nella tua opera principale. E dice chiaro e tondo: non credo che lei abbia ragione, glielo dice chiaro e tondo, diciamo, perché se uno fa le cose come diciamo ieri, Maxwell, Boltzmann, eccetera, tutto è quello che vi ho detto ieri, ok? Diciamo, e Einstein glielo rispiega. Quindi, come dire, un signore considerato il più grande filosofo della scienza e un signore considerato il più grande fisico di tutti i tempi, sulla probabilità avevano opinioni diverse, okay? Per quanto possa valere. Qui Maxwell, quello citato ieri, Maxwell dice chiaro e tondo che Maxwell era un signore estremamente come dire, austero, era una persona religiosissima, eccetera. Quindi lui infatti dice che questa branca della matematica, che di solito viene ritenuta a favorire il gioco d'azzardo e dei dati, quindi estremamente immorale, cioè, però nonostante questo è la vera cosa che bisogna fare, cioè è la vera cosa da uomo pratico, no, la probabilità magari è nata in questo ambiente un po' ignobile, però diciamo, poi è diventata... Questo è De Finetti, grande probabilista italiano, e De Finetti era un tipo un po' strano, che diceva la probabilità non esiste, un po' strano, un professore di probabilità e diceva la probabilità non esiste, vabbè, voleva un po' provocare, insomma. Questo è un altro signore, che abbiamo già visto ieri, che aveva l'idea esattamente opposta a De Finetti. Quindi De Finetti e Kolmogorov, due grandi matematici fuori discussione, sulla probabilità avevano opinioni diverse, ok? Per esempio, Kolmogorov dice chiaro e tondo nel suo libro famoso del 33 che se parlare di probabilità di qualche cosa è tutto da vedere. Invece, per esempio, De Finetti su questo non era d'accordo. Per esempio, domanda: qual è la probabilità che domani arrivino i marziani? No? Allora, Kolmogorov dice: questa domanda non ha senso. Questa domanda non ha senso perché se non mi dimostrate che ha senso, non ha senso. De Finetti invece dice: no, questa domanda ha senso. E come si fa? De Finetti lo dice pure come si fa, no? Come si fa? Ad esempio, vediamo, lei, signora, lei è disposta a giocarsi 80 euro e poi se va bene io le do 100 sulle che domani c'è l'invasione dei marziani? Ah, e ovviamente però io devo essere disposto a giocare contro te alle stesse condizioni. Lei è disposto a giocare 80 euro? No. 50? 20? 1? Chiaramente la signora c'ha un'idea che la probabilità che succede è molto bassa, meno dell'1%, si può andare avanti così. Vedere. Allora, questo è un modo per trovare, no? Quant'è la massima cifra che uno è disposto a scommettere per avere 1? Ovviamente con qualcuno che scommette contro due alle stesse condizioni, è chiaro, se no è troppo facile, no? Ci scommetto il 50%, i marziani non arrivano e guadagna. Ok? Allora, De Finetti la pensa così, la pensava così. Allora, questo è un modo per definire la probabilità, è un modo come un altro, diciamo, si può... con Morf non è d'accordo, neanche io, modestamente. Però. Oh, queste qui ho lasciato le ultime tre, sono quelle che piacciono più a me, no? Markov diceva: uno dei compiti più importanti della probabilità è identificare quegli eventi la cui probabilità è vicino a 0 o a 1. Quindi la probabilità, che in genere è associata con qualcosa di vago, invece in questa dichiarazione di Markov dice che la probabilità è qualcosa che ha a che fare con le cose certe o impossibili, che è la stessa cosa, no? Poi Markatz dice che la probabilità, qui andiamo sul tema, la probabilità è nient'altro che la teoria della misura più un'anima. No, perché diceva, se solo la teoria della misura, perché la fate? Vi basta la teoria della misura, lasciatela stare. No, c'è un'anima. L'anima è il concetto di indipendenza, poi lo vediamo dopo. Wheeler, fisico teorico, da fisico rimane un po' più vago, e dice la probabilità è come il tempo, è un concetto inventato dagli esseri umani. E gli esseri umani devono assumere la responsabilità delle oscurità che lo circondano. Allora, questo è inevitabile, perché diciamo, appena uno esce da... Se uno fa matematica va bene. Se uno fa matematica e che debba a che fare con qualcosa di reale, è inevitabile che ci siano delle cose oscure. È inevitabile, non c'è verso. Allora, qui è, prendendo la cosa di Katz, prendiamo il concetto di indipendenza, che è un concetto molto delicato. Allora, in probabilità esiste un libro pubblicato nel 33, qui il titolo non l'ho riportato perché è in tedesco, in tedesco si appiccicano le parole e c'è una parola che è lunga, insomma, 34 lettere, insomma, una cosa incredibile. Tradotto in italiano è qualcosa del tipo Fondamenti del calcolo di probabilità. Ora, scrisse questo libro nel 33, Kolmogorov, che è il libro, diciamo, fondante, diciamo, un po'
come gli elementi di Euclide per la geometria, questo è. Ora, in questo è un libro matematico, lui lo pubblicò in tedesco, perché all'epoca il tedesco era la lingua fondamentale. Poi dopo qualche anno lo fece tradurre in russo. Una volta tradotto in russo, lo lessero pure gli occhiuti controllori della purezza ideologica. E un qualche ministro o sottosegretario si impuntò sul concetto di indipendenza, perché sosteneva che il concetto di indipendenza era un concetto delicato, in quanto contrastava col materialismo, col determinismo del materialismo dialettico. Adesso questo fa ride, ma negli anni 30 non faceva ride per niente, si rischiava molto brutto. E quindi Kolmogorov, che non è che poi c'aveva tanta voglia di litigare col potere sovietico, però insomma doveva difendersi, venne interpellato e dovette rispondere. E gira questa storia, questa leggenda è riportata, io ho parlato pure con un paio di allievi di Kolmogorov e mi hanno detto che secondo loro è vera, è riportata su alcuni libri, non se è vero o non è vero non lo so, però è molto divertente. Allora, quindi, e lui rispose, compagno ministro, immagini un remoto villaggio dove c'è una lunga siccità, i contadini disperati chiedono al Pope di pregare, il Pope prega, invoca San Nicola e il giorno dopo piove. Dice, lei sarà d'accordo che i due eventi sono indipendenti. E così, diciamo, si salvò da un viaggio di sola andata verso est. Però, a parte gli scherzi, il concetto di indipendenza è veramente, come diceva Katze, il punto chiave del calcolo di probabilità. Perché non è un concetto matematico, è un concetto estra-matematico. Matematicamente lui dice una cosa è indipendente se la probabilità dei due eventi è il prodotto di probabilità. Certo, uno se la cava così, una definizione. Però poi dice, ma chi mi dice che due eventi sono indipendenti? No? Se sono indipendenti allora matematicamente si esprime così, ma come faccio? Quindi questo è un punto estremamente. Siccome Kolmogorov è uno del mio, insieme a Boltzmann, uno dei miei eroi scientifici, qui vi faccio una brevissima carrellata di chi era Kolmogorov. Ora, tanto per darvi un'idea dell'intelligenza di questa persona, a 5 anni lui sapeva quella cosa là, cioè che la somma dei numeri dispari era un quadrato. Io ho fatto la prova con i miei studenti del secondo anno e a un buon quarto la cosa non era evidente a occhio. Quindi lui però a 5 anni se l'è fatto da solo. Quindi questo... Vabbè, a 17 anni entra all'università e salta subito gli esami e passare al secondo anno per quel motivo là, diciamo, perché al secondo anno ci avevano più pane e lardo e quindi lui fece subito gli esami. Questo potrebbe essere una cosa alternativa al 3+2. Per stimolare gli studenti, però siccome adesso non c'è il problema alimentare, quindi forse è il contrario, sono tutti a dieta, quindi. Però all'epoca insomma questo era un metodo per stimolare gli studenti a fare gli esami. A solo 19 anni fece un risultato spaventoso sulle serie di Fourier, sulla convergenza delle serie di Fourier. A 19 anni era già una star internazionale. A 30 anni scrive il libro. Qui ho solo messo alcune delle cose, diciamo, quelle non strettamente matematiche. Nel 1937 inizia tutto il filone Reaction Diffusion, il famoso Kolmogorov, Pischino Petrovsky. Nel 1941 fa la teoria della turbolenza, che poi la riprende nel 1962. Negli anni 40, diciamo, fa una divagazione, diciamo, applicata. Diciamo, si mette ad applicare il calcolo della probabilità per capire i dati tirati fuori da questo signor Lysenko, non so se avete mai sentito nominare Lysenko. Lysenko era un agronomo che si era inventato una teoria, diciamo, fantasiosa per fare crescere il grano d'inverno. Grazie a queste sue geniali idee ci furono delle carestie e una decina di milioni di persone morirono di fame. Però siccome Stalin era convinto di questo, lo appoggiò. E non solo lo appoggiò, ma venne distrutta la genetica sovietica, perché diciamo... Lui sosteneva che la genetica mendeliana era una scienza borghese e quindi invece le sue idee erano rivoluzionarie. E poi non era rivoluzionario per niente, perché era semplicemente la marca rifritto, quindi diciamo era un passo indietro rispetto a Mendel. Però. E comunque Kolmogorov uno, diciamo, fece vedere che questi truccavano i dati, cioè per farlo contento i tizi mandavano dati come voleva lui, e Kolmogorov facendo un'analisi dei dati fece vedere che non potevano essere giusti, c'era un imbroglio. Va bene, nel 1954 fa il famoso CAM, Kolmogorov, Arnold Moser. Nel 65, alla tenera età di 62 anni, fonda un nuovo campo. Non è che fa un lavoro, fonda un nuovo campo, la complessità algoritmica. Negli anni 70, ormai vecchio, ha detto, vabbè, ormai non faccio più matematica, faccio lo sperimentale. Si imbarcò su una nave oceanografica, fece due viaggi
oceanografici. Un viaggio oceanografico negli anni 70 su una nave sovietica non doveva essere proprio una crociera, insomma. Quindi diciamo, lui si fece questo viaggio, partì da Leningrado, poi passò al Baltico, si fece l'Atlantico, canale di Panama, tutto il Pacifico, è arrivato a Vladivostok e è tornato a Mosca in Transiberiana, e tanto che stava là mise a punto delle tecniche di filtraggio dei segnali, insomma, così, per dare una mano agli sperimentali. Era un signore piuttosto, piuttosto attivo. Allora, diciamo, il concetto di indipendenza, i problemi fondamentali della probabilità sono due. Sono, a livello concettuale di base, sono il concetto di indipendenza e il concetto di probabilità condizionata. Allora, la confusione fra questi concetti è il motivo per cui la gente fa un sacco di fesserie. Per esempio, la fesseria tipica, notissima, sono i numeri tardatari, no? Tutti l'avete sentito nominare, anche sui giornali, su Repubblica, ci stanno, almeno ci stanno i numeri tardatari. Quello dice, sulla ruota di Cagliari c'è il numero, non so, 53 che manca da 80 giorni, 80 estrazioni. Allora la gente che fa? La gente, una delle strategie è che la gente punta sul numero ritardatario. Con quale ragionamento? Beh, se non è uscito un sacco di volte, dovrà pure uscire questo numero, no? Prima o poi dovrà uscire, quindi io punto su quel numero perché non è uscito. Questo è un ragionamento sbagliato sulla legge dei grandi numeri, no? Perché uno dice, la legge dei grandi numeri è la probabilità che esce un certo numero è 1 su 18. E quindi devo uscire una volta su 18 in media. Se non è uscito per 50 volte, la prossima volta è più facile che esce. Questo è sbagliato. Questo è sbagliato perché uno non si rende conto che il numerello esce perché c'è il bambino, una volta c'era il bambino, non so se c'è la macchinetta, il bambino mette la mano dentro e tira fuori il numero. Se il numero non è uscito per un certo numero di volte, per quale motivo la mano del bambino dovrebbe essere verso quel numero? Questo argomento non è convincente per chi insiste su questa cosa, quindi questo argomento che sembra ovvio, però non è convincente. Quindi la differenza è che c'è il fatto che non esce un numero per 53 volte di seguito è una probabilità molto bassa, che non è uscito per 52 volte e poi esca la 53esima è tutta un'altra cosa. Okay, e questa c'è una differenza, perché in un caso la probabilità che non esca è 17 su 18, invece nell'altro caso è quel numero lì piuttosto piccolo, sono due cose completamente diverse. La gente confonde questi, cioè la gente, quelli che gli appassionano, cioè mia suocera non sono riuscito a convincerla, però per fortuna lei gioca solo 2 euro a settimana, va bene, cioè, diciamo, quindi il problema è quelli che giocano tanto, quindi 2 euro a settimana lo faccia un po' come le pare, insomma. E lei mi ha detto, la mia amica vince, e ho detto va bene, va bene. Allora, no, poi c'è la cosa divertente, invece il ragionamento opposto del numero dei tardatari sono i biglietti della lotteria. I biglietti della lotteria, cioè, adesso i biglietti della lotteria non sono più tanto importanti, ho 2000 giochi, ma quando ero piccolo io, mi ricordo c'erano i miei zii che mi dicevano compra il biglietto, ti do i soldi, comprami il biglietto alla stazione. Ma perché? Ma perché vincono sempre quelli della stazione di Roma? Quindi io compravo i biglietti per i miei zii e dicevo: guarda, è una fesseria, vabbè, tu compri il biglietto di 12 soldi, vabbè, ti compro il biglietto. Non c'è. Allora, il ragionamento qual era? Se lì hanno vinto, sarà più facile che vince. Ma è il ragionamento opposto a quello di prima. Esattamente, è il ragionamento opposto. Quindi chi gioca sui numeri tardatari fa un ragionamento. Chi va a comprare i biglietti alla stazione di Roma fa il ragionamento opposto e non c'è niente di male. Il problema è che spesso sono le stesse persone e quindi fanno due ragionamenti opposti e non si riesce a convincerli della cosa. Vabbè, comunque, diciamo, la cosa è la stessa, è l'indipendenza. Diciamo, uno dei primi signori che fece applicazioni serie in probabilità fu questo signore qua, Daniele Bernoulli. Daniel Bernoulli. Bernoulli era una famiglia, era una dinastia infinita. Lui era uno dei tanti, diciamo, no, forse il più importante. E nel calcolo della probabilità c'era anche importante lo zio, Jacob. Lui, per intendersi, è quello della legge di Bernoulli dell'idrodinamica, è lui, è questo qua. Poi c'era il padre, lo zio, vari cugini, insomma, erano non so, una decina. Poi litigavano sempre fra di loro, litigavano padre con figlio, fratelli con fratelli, fra cugini, poi neanche a parlarne, insomma. E un altro signore importante, lui è stato un matematico famosissimo. Questo qui, un signore, era
un ministro del culto non conformista, cioè non conformista vuol dire non era anglicano, era calvinista, credo, qualcosa del genere. E niente, questo signore in tutta la sua vita scrisse solo due articoli, due lavori, uno sulla divina benevolenza e uno sul, sull'analisi. Difendeva Newton da degli attacchi, eccetera. Poi però il suo articolo più famoso fu un articolo postumo in cui tirò fuori questa, quella che si chiama la formula di Bayes. La formula di Bayes è quella là: la probabilità condizionata A condizionata B in termini di B condizionata A. È una formula che si dimostra in una riga, non ci vuole niente a dimostrare, è poco più che la definizione, però è una formula molto importante a livello pratico. Per esempio, ecco, c'è questa cosa molto divertente. Questo qui è un esperimento fatto negli anni 90 all'Università di Harvard. Quindi chiesero ai medici dell'Università di Harvard, gli studenti laureandi, gli fecero la seguente domanda. Quindi il test erano tanti, erano tipo qualche centinaio. Quindi c'è una malattia che ha un tasso di incidenza dell'1 per 1000 e c'è un test di laboratorio che dà risultati sbagliati al 5%. Una persona fa il test e risulta positivo. Se risulta positivo vuol dire che risulta malato. Okay. Qual è la probabilità che effettivamente sia malato? Allora, la prima cosa che viene in mente dice, vabbè, se il test sbaglia al 5%, la probabilità che sia malato sarà al 95%. Questa è la prima risposta che viene in mente. E è sbagliata. E infatti circa due terzi delle persone risposero 95%, che è la risposta sbagliata. E solo un 18% diede la risposta esatta. La risposta esatta non è 95%, è 2%, molto meno. Dice, ma perché? Perché sì, diciamo, perché uno dovrebbe applicare questa formula qua, per bene, ma anche senza scomodare la matematica, uno fa semplicemente un ragionamento. La probabilità è il rapporto tra il numero di quelli positivi, il numero di malati positivi e il numero di quei risultati positivi. Uno fa due conticini e scopre che viene 2%. Quindi vedete, diciamo, quindi questo vuol dire che se uno ci mette poi le formule dentro, scopre che un'analisi di laboratorio non è importante la probabilità d'errore. Mettiamo, diciamo, io faccio un'analisi di laboratorio estremamente precisa, sbaglio una volta su 1000. Faccio l'analisi, risulto positivo, oddio, faccio testamento. No! Ho bisogno di un altro numero. Lo vedete in quella formula là, no? Qui si vede la formula, c'è la probabilità. C'è la probabilità dell'errore, no? E la probabilità della malattia. Quindi se la probabilità dell'errore è 1 per 1000, può sembrare molto precisa, ma dipende, perché se la probabilità della malattia è 10 alla meno 6, allora non serve a niente. Quindi diciamo quello che conta è quel rapporto là, quindi diciamo più la malattia è rara e più il test deve essere preciso. Questa è un'informazione semplice che viene fuori dalla formula del reverendo Bayes. Allora, io ho fatto la prova col mio medico da allora, quando ancora gli parlavo, poi l'ho cambiato, diciamo, perché no, non solo per questo l'ho cambiato, perché voleva fare un'anestesia totale a mio figlio a un anno, insomma, quindi, il medico di femmina ha detto cambiate medico, dico già ci avevo pensato. E, io non riuscivo a fargli capire a questo signore, c'era un problema simile con i vaccini, lui mi diceva ma sto vaccino io lo devo fare o no? Dice, beh certo, il suo figlio fa il vaccino così a posto. Dico, ma qual è la probabilità che mio figlio abbia una reazione allergica? Dice, ma che ne so? Eh no, dico come ne so? Lei me lo deve dire, se no. E non lo sapeva, cioè, ma non capiva neanche la domanda. Alla fine un mio amico fisico mi ha mandato un articolo in cui c'erano i numeri e allora ho deciso. In base a questi numeri dati da. Se uno non c'ha i numeri, come fa a decidere? No? Quindi, diciamo, deve. E questo non capiva la domanda. Vabbè. E quindi vedete, questa è probabilità elementare, cioè queste cose che vi ho detto, diciamo, si possono fare alla seconda lezione. Cioè la formula di base, cioè, sono cose che si fanno con tre ore una arriva. Quindi se i medici perlomeno imparassero questa cosa qua, io infatti sarei curioso, queste sono le cose di Harvard. Io sarei curioso di sapere al Policlinico della Sapienza, o al Policlinico qua, non so, sarebbe interessante vedere i medici italiani come sono messi. Va bene, adesso diciamo, parliamo di cose. Questo signore qui che gioca con i birilli,
era morto qualche anno fa, Claude Shannon. Claude Shannon era un signore molto interessante, no? Nome non molto noto, probabilmente, non so quanti voi l'hanno mai sentito nominare. Però il telefonino che avete in tasca funziona molto, non solo, ma molto grazie a lui. Non era un ingegnere elettronico, era un matematico, cioè un ingegnere matematico. E è il fondatore della teoria dell'informazione, ma non è di questo che voglio parlare. Ah, come vedete era uno anche molto simpatico, molto spiritoso, era un discreto giocoliere, cioè riusciva a fare le cose con quattro palle su un monociclo. Non è proprio da buttare via, cioè è una cosa da professionista, diciamo. Era un tipo piuttosto spiritoso, faceva delle cose molto buffe. E va bene, allora vediamo un po' perché ci interessa questo. Allora, questo signore, fra le tue tante follie, fece una macchina che legge il pensiero. Dice, ma che matto, c'è una macchina che legge, che è un ciarlatano. No, la macchina che legge il pensiero funzionava così. Allora, uno doveva scrivere dei numeri, 0 e 1, e la macchina cercava di indovinare quello dopo. Allora, ovviamente, se la macchina andasse a caso, ne azzeccherebbe il 50%, no? Quindi, se io vi dico che se la macchina azzeccasse al 65%, voi direste che la macchina vi legge il pensiero. Ecco, la sua macchina leggeva il pensiero, azzeccava al 65%. 62, non mi ricordo, una cosa così. Ma dice, come faceva? Allora, come faceva? Ad esempio, questa qui è una cosa reale, l'ho fatta fare a mia moglie. Io ho detto, prova a scrivermi dei 0 e 1 a casaccio. Lei mi ha scritto questi. E io la macchinetta di Shannon non ce l'avevo sotto mano, non ho potuto analizzare. Però questa serie qua, allora, apparentemente questa sembra dei numeri a caso, no? Non è vero, non sono a caso. Guardate una cosa, ad esempio, guardate quanti blocchi di uni o di zeri di seguito ci sono. Ci sono, qui per esempio ci sono 4 uni di seguito. Qui ce ne stanno 4. Di zeri di seguito ce ne stanno pochi, ci sono 3 zeri di seguito, 3 zeri di seguito, 4 uni di seguito, non ci sono mai 5 uni di seguito. Perché? Perché mia moglie, nonostante che ha laureato in fisica, scrivendoli ha pensato, beh, non posso mettere 5 uni di seguito, non sembra a casaccio. E questo è sbagliato, perché se uno li fa a casaccio non deve guardare quello che ci sta, dovrebbe coprirlo. Quindi uno, quando prova a fare questo giochetto, si autocorregge e quindi fa sì che non ci sono mai troppi uni e troppi zeri di seguito. E questo è sbagliato, perché in una cosa lunga 100, 5 zeri, 5 uni e 5 zeri ci stanno, con una probabilità non trascurabile. Quindi la macchinetta se ne accorge. Quindi uno, sì? Sì. Esatto, sì. Sì, esatto, è la stessa cosa in 2D, sì. Allora, la macchina, diciamo, sfrutta questa cosa, questa regolarità che uno introduce involontariamente, e quindi, diciamo, indovina la regola inconscia che uno c'ha in testa. E se uno invece facesse questo giochetto lanciando la moneta, la macchina non indovina. Quindi uno dice, fai tu, allora faccio, si mette là, lancia la moneta, la dà alla macchina, la macchina non indovina, indovina il 50%. Allora, vabbè, diciamo, tutto questo che c'entra? Allora, beh, c'entra perché l'idea è che bisogna dare formalizzare l'idea di una successione a caso. Dire a caso. Allora qui interviene sia Shannon e poi anche Kolmogorov. Allora, per esempio, qui facciamo questa cosa, l'ho letta una volta, non mi ricordo però dove, quindi lo devo dire perché che mi è molto piaciuta, qui me la sono ricordata, però non mi ricordo dove l'ho letta. Quindi. E la cosa divertente, questo giochetto è questo, dice, immaginate che voi avete 16 numeri, da 0 a 15, scritti in binario, quindi sono 4 cifre binarie. Quindi ci avete 000, 001, eccetera, eccetera. Ora incominciate a guardarli e a vedere se questi numeri vi sembrano strani. Allora, la cosa divertente è che uno si mette là, apparentemente tutti questi numeri sembrano strani. Cioè, non sembrano a casaccio. Per esempio, 0000 è chiaramente strano, tutti zeri. 001, ci sono 3 uni e 1 0, chiaramente pure quello dite che è strano.
111, stessa cosa, no? Stessa cosa 110, eccetera, no? Quindi allora a quel punto dovete metterci dentro solo quelli con due uni e due zeri. E fate due uni e due zeri. Allora ci avete, viene fuori 0011, e no, i zeri all'inizio e gli uni alla fine. E poi ci avete 1100 che sembrano il contrario, poi ci avete 100 e i zeri sono in mezzo, gli uni ai lati, eccetera, eccetera. 0101 si ripetono, sono finiti i numeri. Cioè, voi ci avete 16 numeri, vi mettete a cercare cose strane e pensate di trovarle. È paradossale. È così, cioè ogni volta che ci avete una cosa finita, vi potete fare un film. Vi potete pensare di individuare una regola. No? Non so se avete visto il film su Nash, Beautiful Mind, quando lui impazzisce, no? Impazzisce sui giornali, pensava, qualcosa del genere, no? Ma non so quanto è vero una cosa. Sì, che è andato fuori di testa, è vero, diciamo, non so se è andato proprio come nel film con la cosa dei numeri, che lui vedeva i messaggi segreti nei numeri di telefono della pubblicità. E allora, quindi c'è un problema che vedete, se voi vi affidate a ragionamenti così, è facile impazzire, è facile essere convinti di trovare regole. Quindi dovete cercare di formalizzare questa idea di complessità. Non è semplice, infatti c'è voluto Kolmogorov. Allora, tanto per darvi un'idea di dove sta l'impiccio, questo è un esempio fatto da Chaitin è uno dei fondatori di questa cosa. Immaginate la seguente cosa, immaginate che dovete mandare un fax, questa è stata pensata negli anni 60-70 quando si parlava di fax, telegrafi e cose, adesso chiaramente non si parlerebbe più. Allora, immaginate che dovete mandare un fax a un tizio che sta dall'altra parte del mondo e che, vabbè, questo l'ho scritto per noi romani, che vuole sapere i risultati della partita a Roma, perché li vuol sapere, che la Roma ormai sono 2000 anni che non vince un campionato. Allora, diciamo, se voi dovete mandare i risultati delle partite, non c'è scampo, dovete scrivere uno per uno, no, c'è la prima partita 1-0, seconda partita 3-1, seconda partita, eccetera. Quindi, diciamo, più anni chiede e più pagine vi servono e più spendete, no? Diciamo, se il costo aumenta linearmente con la lunghezza del messaggio, diciamo che... potete fare un altro ragionamento, che il vostro amico invece vuole le tabelle matematiche. Allora, le tabelle matematiche, quelli più giovani, forse noi vecchi, cioè, noi vecchi quando eravamo al liceo ci tormentavano con le tabelle, con le tavole logaritmiche, che erano delle tabelle in cui c'erano i logaritmi e in cui bisognava fare esercizi del tipo 3.222,512 elevato alla 8, diviso radice cubica, bisognava fare questi conti. Allora servivano questi logaritmi, queste tabelle logaritmo, le tabelle dei segni e coseni, eccetera. L'ho ritrovata la mia tavola, a casa di mia madre, mettendo a posto, ho ritrovato la mia tavola logaritmica di quando ero ragazzino. Allora, uno potrebbe dire, mi servono le tavole logaritmiche, uno potrebbe dire, benissimo, io scannerizzo le pagine e te le mando, però è un malloppo di 300 pagine, costa un sacco di soldi, no? Oppure dice, no, fermi tutti, ma il mio amico sa la matematica, lui sa lo sviluppo in serie, sa che il logaritmo di 1 più x è x meno i quadro mezzi più i scocci, eccetera. Gli dico, scusa, ma perché ti devo mandare le tavole logaritmiche? C'è una calcolatrice. Se non ti sei, ricordati che il logaritmo di a per b è uguale al logaritmo di a più logaritmo di b, che il logaritmo di 1 eccetera eccetera, basta, ho fatto questo e fatto tutto, no? Cioè, devi solo, ti do qualche logaritmo qua sparso, poi da questi te... E quindi uno tutto il libro lo condensa in poche istruzioni. Quindi se il libro sia 100 pagine, 200 pagine o 5000 pagine, a seconda di quanto è preciso, il fax costa poco, perché il fax basta dire questo. Invece per le partite della Roma non c'è verso, bisogna dirglielo anno per anno. Ok? Vabbè, però non posso sapere quanto ha perso. Ma tutte le non esageriamo. Insomma. Comunque, l'importante è essere avanti ai cugini laziali, che quest'anno neanche quello. E, comunque, allora, diciamo, tutto questo problema qua, quindi si riduce a prendere, insomma, vedete, qui l'idea è che il libro delle tabelle logaritmiche è stato compresso, ok? Allora, quindi
Uno vorrebbe cercare di formalizzare questa idea. Ora, ritorniamo a... Allora, questa idea è stata formalizzata intorno al 65 da quei tre signori là, Kolmogorov, Chaim e Solomonov. Solomonov non è russo, è americano, chiaramente d'origine russa. Questi tre signori, Kolmogorov è Kolmogorov, tutti lo conoscono. Chaitin, adesso è uno abbastanza famoso, scrive un sacco di libri e cose, quando fece questa cosa aveva 17 anni, cose del genere, era un ragazzino, e la sua fortuna fu che l'anno dopo la fece pure Kolmogorov, e poi qualcuno gli disse, ma guarda che l'ha fatta pure un ragazzino americano, ah sì? E Kolmogorov era un gran signore e ha cominciato ad andare in giro a dire, c'è questo ragazzino americano che ha fatto questa cosa bellissima, e è diventato insomma, famoso. Ma Solomonov era uno che lavorava, faceva il consulente industriale, lui gli serviva per fare delle cose pratiche, per fare una teoria di inferenza. Quindi questi tre signori arrivarono a questo risultato con tre approcci diversi. Chaitin voleva fare una cosa legata alla logica, al teorema di Gödel. Kolmogorov voleva invece guardava più dal punto di vista della probabilità, e Solomonov invece guardava più dal punto di vista, diciamo, applicativo di inferenze. Allora, tornando ai cosi coi numeri, immaginate che c'è il numero della lotteria che è 987654321 0. Cioè, mio socio non lo comprerebbe mai, no? Perché? È perché è un numero strano, sono tutti i numeri messi in fila, no? Ma te pare che esce quel numero? Ma te pare che esce il numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? No. Avete mai visto un numero 1, 2, 3, 4, che ha vinto la lotteria? No. Vincono sempre numeri tipo quello là, 8, 0, 9, 2, 8, 3, 10, no. Numeri così, numeri in cui non ci stanno troppi 9, non ci stanno troppi 8. Quindi quei due numeri, questo numero qua, sembra un numero strano, mentre questo qua sembra un numero tipico. Perché? Perché? Beh, la prima cosa in mente, perché questo qui è facile ricordarselo, no? Questo uno non se lo ricorda. Non se lo ricorda, no, no, quello lì c'è 9, ah sì, 9, 8, eccetera, eccetera, fino a 0. Questo qui uno non se lo ricorda. Quindi questo qui, uno glielo dice al telefono, dice oh, 9, 8, 7, fino a 0. Questo qui invece glielo deve dire tutto. Vabbè, finché sono lunghi 10 non fa una gran differenza. Immaginate proprio il 10.000, fa una gran differenza. Quindi diciamo, questo qui lo comprimete e questo non lo comprimete. Allora adesso lasciamo stare i decimali, facciamo i binari, tanto è la stessa cosa. E allora dice, ci avete una sfizza tutti uni? Una sfizza tutti uni è facile a dirsi. 10.000 volte uno. Oppure avete una sfizza che è 100100, dice allora 100 ripetuto 8 volte. Pure quello. Quindi questo qui è un numero, come dire, facile da dire al telefono. Questo qui pure è facile da dire al telefono. Questo non è facile. L'ultimo numero qui non è facile da dire al telefono. Perché non c'è regolarità. No? Quindi quei tre numeri, i primi due sono comprimibili. Voi avete una regola semplice per dirli. Il terzo non riuscite a comprimerlo, ok? Ora ovviamente dovete formalizzare questa idea. Allora dice, allora, voi prendete una cosa lunga n e dovete dire quante istruzioni dovete dire per specificarlo. Ah, ovviamente se uno vuole fare le cose matematiche dovresti dire il numero minimo di istruzioni, perché ci possono essere valori diversi, no? Quindi la parte, diciamo, matematicamente dura è dire queste cose qua fatte col minimo delle cose possibili, no? Quindi mostrare che esiste, eccetera, cosa assolutamente non banalissima. Allora, e poi definite la complessità algoritmica, la successione, come il numero di istruzioni che dovete dare diviso n, e poi mandate n infinito. Allora, in questo caso qua, il numero di istruzioni è una. No? Ah, no, non è proprio una, è il logaritmo di n, perché voi dovete dire una cosa lunga n, lunga 10.000, voi dovete dire 10.000 volte 1, e 10.000 volte 1 in binario, dovete dire 10.000, e quindi il numero di cifre che vi servono è il logaritmo di 10.000, in base 2, lasciamo stare le parti intere, insomma. Quindi diciamo, nel caso di cose semplici, il numero di istruzioni che dovete dare è il logaritmo di n.
più una costante. Vabbè. Invece in questo caso qua voi dovete dire, in questo caso qua, e non c'è niente da fare, dovete dire 1, 0, potete fare 1, 0, 2 volte 0, però insomma risparmiate poco, insomma, quindi il numero di istruzioni che fate qua è chiaramente proporzionale con n. Allora questa qui è la complessità algoritmica introdotta in modo separato da questi tre signori qua. Allora, questo è un concetto molto bello, c'è un piccolissimo dettaglio, non è calcolabile. Cioè, non è calcolabile, diciamo, cioè, sono dei teoremi, diciamo, che imparentati con il teorema di Gödel, che le complessità algoritmiche di un oggetto, a parte i casi banali che è zero, non sono, non, cioè, si può dimostrare che non è, che è diverso da zero, ma non si può, non si può, non si può calcolare. Allora, va bene, no, forse mi fermo qui un secondo. Allora, diciamo, questo tutto questo aggeggio qui, adesso mi fermo 10 minuti, poi vado avanti, poi è fortemente imparentato con il problema del caos. Vediamo, ve lo spiego dopo. E, è imparentato con un problema molto bello, diciamo, che fra l'altro va indietro alla nascita della meccanica, alla nascita della... di un signore che non ho mai nominato, fatemi nominare adesso, Emile Borel, che sono un grande matematico francese. Per esempio, lui si poneva il problema di, se io ho un numero, la rappresentazione binaria di un numero, binario o decimale è uguale, non fa differenza, e mi domando quanti di questi numeri siano tipici. Ad esempio, tipici vuol dire che i 0 e 1 appaiono nello stesso numero di volte, ma non basta, perché anche che 0 e 1 appaiono nello stesso, con la stessa probabilità, ma anche la coppia 0001 appaiono la stessa probabilità, le terne, le 8 terne possibili appaiono la stessa probabilità, e avanti così. Quindi un numero così, Borel lo definiva un numero tipico. In questo linguaggio uno definisce un numero a complessità massima. Okay? Ora uno può farsi la domanda, se io prendo un numero a caso, dove a caso vuol dire con densità di probabilità uniforme, fra 0 e 1, questo numero in binario è un numero di che tipo? È un numero di tipo C o degli altri tipi? Allora, c'è un teorema molto bello di un signore svedese, ancora vivo, che si chiama Martin Löf, che questo signore ha dimostrato che tutti i numeri, no, non tutti, quasi tutti, nel senso della misura, quasi tutti i numeri sono a complessità massima. Quindi se voi prendete un numero a caso, in quel senso, voi siete moralmente certi che avete beccato un numero buono o brutto a scelta. Insomma. Invece tutti i razionali rientrano in quella classe là, infatti tutti i razionali sono delle cose ripetute, no? Quindi ovvio, tutti i razionali sono stupidi, cioè hanno complessità zero, perché voi avete il blocco che poi si ripete, no? C'avete il blocco che poi, questo è vero in qualunque base, quindi, e qui c'è questa cosa. Va bene, adesso fatemi fare, va bene a quest'ora la sosta che c'era, no? Mi fermo qui, facciamo la sosta e poi continuiamo. Va bene, allora adesso vi accennerò un po', purtroppo non l'ho scritto ma ve lo dirò un po' a voce, diciamo, le connessioni fra questa cosa della complessità, che è molto bella, e il caos. Allora, ieri, vabbè, questo è una ripetizione di quello di ieri, abbiamo visto che il mondo deterministico, esiste il mondo deterministico in cui succedono tante belle cose, no? E quindi uno approccio, questo l'abbiamo già discusso ieri, uno potrebbe pensare di avere un approccio, diciamo, dualistico, no? Da una parte il mondo deterministico, dall'altra il mondo probabilistico, e vabbè, qui ripeto le cose di ieri, diciamo, cioè, i sistemi dinamici, eccetera, eccetera. Allora, e poi...
E vabbè, e quindi il mondo è per esempio la roulette, no? La roulette, se voi fate la roulette, voi... c'è una differenza fra la roulette europea e la roulette americana, non so se, avete mai, se siete mai stati in America, avete giocato alla roulette, io non ho mai giocato alla roulette né in, né in Italia né in Europa né in America, però mi hanno detto che c'è una differenza, se proprio volete giocare vi conviene giocare in Europa, perché è leggermente meno sbilanciato a favore del a sfavore del giocatore, perché nella roulette europea ci sono 36 numeri e lo zero, sullo zero non si può puntare, in America ci stanno due zeri su cui non si può puntare, quindi diciamo vi fregano un po' di più, però insomma la roulette è quasi equo come gioco, è quasi equo perché molto meglio del lotto, non c'è paragone. Allora, però pure qui uno potrebbe dire che c'è una regola deterministica, no? Diciamo, la roulette segue le leggi di Newton, eccetera, quindi uno potrebbe... Allora, ecco, per esempio, torniamo alla cosa di ieri. Ieri abbiamo scritto questa mappa logistica. Allora, siccome il mondo è deterministico, in questo mondo deterministico, tutto è nascosto nella condizione iniziale. Giusto? Quindi, allora uno si può dire, quando io ottengo qualcosa, questo qualcosa ha a che fare... Questo era ieri però, questo... mi sono riconosciuto. Ma è buffo quando uno sente, perché uno non si riconosce, non so se avete mai provato a sentire la voce, ma questo che sta, chi è qui? È solo io. Allora, diciamo, niente. In un sistema deterministico, per definizione, le cose sono incistate nella condizione iniziale. Nella condizione iniziale ci sta tutto, cioè tutto il futuro, come diceva Laplace, no? Che non riusciamo a vederlo, però sta lì. Allora, quindi, vabbè, succedono tutte queste belle cose. Ad esempio, uno può dire, purtroppo non c'è una lavagna qui per scrivere, ma scusa, è colpa mia, non ve l'ho scritto, ma se voi prendete questa equazione qua, e gli fate un qualche gioco, no? Parlando in modo educato, si chiama una trasformazione topologica, cioè un cambio dei variabili, vi viene fuori una regola in cui voi avete sempre dei numeri fra 0 e 1, quindi voi avete un numero fra 0 e 1, se lo scrivete in binario, cioè avete una successione di 0 e 1, giusto? Quindi voi applicate questa regola sul numero fra 0 e 1, quindi voi applicate una regola di trasformazione sulla sfilza di 0 e 1. Ora, questa regola è abbastanza semplice, diciamo, uno semplicemente shifta questi numeri e poi un po' li rimpasta. Quindi uno ha una regola che, data la stringa al tempo 0, ci avete una stringa al tempo 1. E avanti così. Ok? Ora, quindi tutto, se la stringa è diciamo regolare, cioè fatta, diciamo, associata al numero razionale, questa operazione la lascia dello stesso tipo. Quindi se voi partite da una stringa associata a un numero non buono, o buono, insomma, diciamo, quelli non tipici, come diceva Borel, vi rimane in quella classe. Se invece voi partite da uno, diciamo, complesso, rimane complesso. Quindi questo risultato, diciamo, non è tanto sorprendente. Vi sta dicendo che le successioni di stringhe che vi vengono fuori dipendono dalla stringa iniziale. Grazie. E quindi il tipo di complessità della stringa non viene alterata dalla dinamica. Quindi se uno ha una stringa complessa, rimane complesso. Allora a quel punto rimane la domanda: ma una stringa è complessa o no? Allora è quel risultato che vi citavo prima di Martin Left, no? Quindi le stringhe in effetti in genere sono complesse, quindi voi partite da una stringa complessa, gli fate questa operazione e continuate ad avere stringhe complesse. Se invece voi partite da una stringa non complessa, quella vi rimane
regolari. Okay? Però le stringhe non complesse sono poche, nello stesso senso che i razionali sono pochi rispetto ai reali. Sono densi, vabbè, lo so, però diciamo sono poche nel senso della teoria della misura. Quindi ci vedete questi mondi apparentemente guardate bene, il concetto di complessità non è un concetto probabilistico, non è un concetto probabilistico, perché voi parlate sempre della singola stringa, anche se diciamo quando poi voi queste cose provate ad applicare, ad esempio ai telefonini, voi lì allora le applicate a un insieme di stringhe e allora le cose diventano molto più semplici. Passate da altezze, diciamo, della logica in cui dovete scomodare Gödel a delle cose di probabilità, diciamo, abbastanza complicata, ma diciamo, un po' più umana, no? Diciamo, e va bene. Allora, questo è quello già che vi avevo detto ieri. Adesso invece fatemi tornare alla probabilità. Allora, qui abbiamo visto che in ambito deterministico potete usare la probabilità. Ora, c'è anche l'aspetto opposto, che in ambito probabilistico potete fare dei ragionamenti, diciamo, di tipo deterministici, no? E questo riprendo la citazione di prima di Markov, no? Uno dei compiti più importanti della teoria di probabilità è identificare quegli eventi la cui probabilità è vicino a 0 o a 1, oppure, sempre per citare, vedete i nomi sono ricorrenti, ci sono due o tre nomi che io cito sempre, insomma. Sia per simpatia personale, sia per quelli sono i pezzi da 90, insomma. E questo c'è un libro famoso di Gnedenko e Kolmogorov che dice: tutto il valore epistemologico della teoria di probabilità è basato su questo. I fenomeni aleatori considerati nella loro azione collettiva a grande scala generano una regolarità non aleatoria. Allora, l'esempio più eclatante di questo, ben noto, è la legge dei grandi numeri, no? La legge dei grandi numeri dice, mo non la cito qui senza fare il professore, insomma, la cito in termini vaghi, mezzo fra virgolette, no? Se voi prendete le variabili casuali indipendenti, ne fate la somma, la dividete per n e vi domandate dove va, e questa la chiamate media empirica, e vi domandate che succede quando n va infinito, allora scoprite che tende, fra virgolette, bisogna spiegare cosa vuol dire, tende fra virgolette alla media. Tende fra virgolette vuol dire che la probabilità che non ci tende va a zero. Questa è quella che si chiama la legge dei grandi numeri debole. Okay? Allora, in effetti la si può un po' indebolire questa legge, diciamo, la dimostrazione di questa legge è abbastanza semplice, non richiede solo tecniche elementari. Diventa un po' più complicata se si rilassa l'ipotesi di indipendenza. Qui a S. Pignoli mi sono perso pure che la varianza deve essere finita, no? Quindi voi avete questa cosa che se voi fate la somma di tanti oggetti sotto certe ipotesi, l'ipotesi deve essere controllata altrimenti salta, avete una certezza. Questo è il motivo per cui le assicurazioni guadagnano sempre. No, perché le assicurazioni guadagnano sempre? Le assicurazioni guadagnano sempre perché loro hanno tanti assicurati, sanno più o meno quant'è la probabilità che succede qualcosa, quindi loro sanno la cifra che devono sborsare. Sanno la cifra che devono sborsare e il premio ve lo fanno il 10% in più. Quelli onesti, non lo so. Comunque lo fanno un po' di più, quello sono sicuri che, a meno che, insomma, sarà difficile che tutti quanti gli si rompe la macchina, no? Cioè, questo almeno per le cose standard. Poi se uno fa l'assicurazione su clienti eccezionali è un'altra storia. Okay? Quindi quando le assicurazioni si fanno su un patrimonio enorme, allora si fanno dei ragionamenti diversi, che non vi dico. Ora, quindi questa è la prima cosa, diciamo la certezza fra virgolette, la certezza statistica. La domanda successiva è dire, va bene, ma intorno, come diceva Keynes, non era uno che era molto d'accordo sull'aggiustamento automatico del mercato, no? Lui dice bisogna fare qualcosa altrimenti, e i liberisti dicevano ma no professore, perché il mercato alla lunga aggiusta tutto, e lui rispondeva alla lunga saremo tutti morti, no? È vero che alla lunga il mercato, no, è vero, non lo so, diciamo, alla lunga forse le cose si aggiustano, però alla lunga quanto, no? Cioè non è che uno campa 500 anni, no? Uno campa, diciamo, 100 anni, facciamo
una stima abbondante. E su 100 anni potrebbe essere che le cose non si aggiustano, quindi bisogna fare qualcosa, o perlomeno capire. Allora, per esempio, qui uno capire n infinito, n grande, grande quanto? Un matematico n grande, grado di grande, no? Ma poi grande vuol dire 1000, 10.000, 100.000, miliardo? Quanto è grande, no? Che succede se io ho un numero grande, senso umano, 1 milione, no? Che succede? Allora, non sarà proprio uguale, no? Quanto si discosta? Uno si può domandare quanto si discosta, quant'è la fluttuazione rispetto alla media. E questo ci viene incontro il teorema del limite centrale, no? Cioè, se voi fate la cosa, gli togliete la media, lo dividete per radice di n, questa cosa qua viene fuori una cosa gaussiana, e questa è una cosa un po' più precisa. In effetti questa ancora non è abbastanza precisa, perché questo qui non vi tiene conto delle grandi fluttuazioni, che però, diciamo, magari non è il caso di parlarne. Questo per esempio è una cosa empirica sul lancio della moneta. Qui la moneta è un generatore al computer, insomma, perché no, non potevo lanciare 100.000 volte la moneta, insomma. Invece ho lanciato il generatore e in un secondo me l'ha fatto. Lanciate il generatore, vedete quante volte viene testo, viene croce, vedete, no? Questo è vero, non è... Che succede qua? Vedete, diciamo, già a 50.000 la differenza rispetto a... Cioè, vedete, non è proprio un mezzo, sta intorno a un mezzo, un po' sopra, un po' sotto, cioè, quindi... Come direbbe Popper, non è proprio un mezzo, lo so, non è proprio un mezzo, cioè, vabbè, ma tanto io devo dare un numero. Però Popper gli si potrebbe rispondere: ma quant'è la lunghezza di una matita? 21 centimetri,34, ok? 34 o 34 e 1? 34, 1 e 5, o 34, 1 e 54, no? Cioè, quando parlate di cose reali, diciamo, c'è sempre un margine, chiamiamolo incertezza, di errore, di imprecisione, insomma, quindi non, a me non disturba il fatto che quello non sia proprio un mezzo, no? Un mezzo, c'è un'incertezza sulla, direi, terza cifra, non so, quello che è. Allora, questo qui è il motivo per cui al casino si sa, alla roulette vincono, alla roulette, diciamo, il banco vince sempre, alla lunga. Sì, ogni tanto qualcuno lo sbanca, però, diciamo, uno lo sbanca e tutti gli altri che hanno perso, quelli che hanno perso lo stanno... Loro stanno a posto. Venendo a cose più pratiche, c'è questo signore, non particolarmente noto, almeno tra i fisici, è noto fra i naturalisti, fra i geologi, il conte Buffon. Il conte Buffon, questa qui era una cosa minore per lui. Lui era, per esempio, ai suoi tempi. Ai suoi tempi ancora non c'era Darwin ancora non era arrivato, arriva parecchio dopo, e quindi, diciamo, tutti quanti, credendo alla Bibbia, diciamo, il mondo aveva 6.000 anni, no? Circa. E lui, dai dati geologici, fece delle considerazioni e disse: ma veramente a me non mi torna. E lui disse 80.000 anni, che adesso ci fa ridere 80.000 anni, però, perché, diciamo, però fu un passo avanti, niente male, cioè lui si pose il problema della cosa. E a parte questo, lui per esempio si divertì a fare il seguente giochetto. Allora, qui abbiamo una cosa a quadretti, vabbè, ma immaginate, a quadretti? Vabbè, dei quadretti, trascurate una parte, guardate solo le parti orizzontali, guardate la listarella, diciamo, le righe parallele. E buttate una penna. Buttate una penna e ne buttate tante di penne. Buttate 10 milioni di penne. E vedete quante intersecano la riga e quante non intersecano. E poi fate due volte la larghezza della cosa diviso la frequenza diviso questa formuletta qua. Vi fate un conto abbastanza semplice e scoprite che la probabilità che interseca c'ha a che fare con pi greco, quindi potete rivoltare la formula e potete scrivere che pi greco c'ha a che fare con la probabilità che una matita
interseghi le listarelle. Allora, questo è un gioco, diciamo, ma che importanza c'ha questa cosa? Che interesse c'ha, con tutto il rispetto per il conte Buffon? Che ci porta a noi di una cosa del genere? Questo invece è una cosa importantissima, perché è il primo esempio, di come tirar fuori un numero, che non c'è niente a che fare con la probabilità, pi greco numero, pi greco, dice, pi greco è il rapporto fra la circonferenza e il diametro, che c'entra con la probabilità pi greco? C'entra in quel senso là, cioè uno può calcolarsi pi greco da una probabilità. Allora, dice, ma io lo pi greco lo so fare molto meglio, posso fare l'approssimazione con i poligoni, no? Come faceva Archimede, cioè molto meglio così. Sì, è vero, diciamo, non è molto pratico, però questo qui è il nonno del metodo Monte Carlo. Cos'è il metodo Monte Carlo? Il metodo Monte Carlo è l'idea di utilizzare una cosa probabilistica in un contesto in cui non c'è nessuna probabilità. Facciamo un esempio. Mettiamo che io voglio calcolarmi l'area di un oggetto strano. Allora, dice, se ho una curva precisa mi faccio l'integrale. Ma mettiamo che io volessi calcolarmi l'area di questo buco. C'è questo buco, ok? Voglio calcolarmi l'area di questo coso. Non c'ho neanche l'equazione, non c'ho niente, no? Voglio calcolarmi l'area di questa cosa. Allora, diciamo, seguendo l'idea di Buffon, c'è un metodo per calcolarsi l'area di questo buco. L'area qual è? Prima c'era qualcuno che parlava di numeri random. Allora, potete? Lei. Allora, si può fare così. Allora, uno tira fuori questi numeri random, uniformemente distribuiti su questo foglio, no? E random fatti bene, allora random fatti bene, e vede quante volte il numero casca qua e quanto casca fuori, no? Allora si fa questa percentuale, e questa percentuale, a parte una costante, è l'area di questo, no? Quindi voi in questa cosa qua, ma che c'entra l'area? Non c'entra niente, l'area si può calcolare con l'idea del conte Buffon. Metodo Monte Carlo è un metodo che permette di utilizzare tecniche di probabilità per calcolarsi delle cose in cui la probabilità in linea di principio non c'entra niente. Il metodo Monte Carlo ormai è una cosa, è come l'aspirina, diciamo, è la prima cosa che uno fa. Se poi non funziona, cerca qualcosa di un po' più complicato, cioè tecniche pratiche, eccetera, diciamo, una delle prime cose in cui si pensa è fare un Monte Carlo. Quindi, diciamo, uno usa la probabilità in un contesto in cui almeno in linea di così, apparentemente non c'entra niente, e oramai è diventato di uso comune, quindi, diciamo, un utilizzo tecnico della probabilità. Va bene, allora, diciamo, qui a mo' di conclusione di queste due giornate, no? Uno c'ha che la probabilità, no? La probabilità interviene quando? Interviene se ci sono delle regole, diciamo, intrinsecamente, diciamo, aleatorie, insomma, e dove poi intrinsecamente aleatorie non si capisce bene che vuol dire, perché se uno pensa che il mondo è newtoniano, lasciando stare la meccanica quantistica, il caso non dovrebbe esistere, però poi c'è la meccanica quantistica, quella è un'altra storia. Quindi anche in questo ambito, in un ambito, un mondo ipoteticamente newtoniano, però ci sono situazioni con tanti gradi di libertà, come i gas, allora lì bisogna farlo per forza, oppure ci sono situazioni caotiche come i tre corpi, eccetera, in cui è il caos che interviene, però c'è, quindi da una parte uno può, è autorizzato a utilizzare la probabilità anche in un ambito deterministico se avvengono una di quelle due cose, o tanti gradi di libertà o presenza di caos. E poi c'è un altro aspetto, che si può ragionare al contrario, che in ambito strettamente, diciamo, probabilistico, statistico, ci sono dei risultati sicuri, che sono i teoremi limite. I teoremi limite io ve l'ho raccontato nella forma più elementare. Ovviamente esistono teoremi limiti un po' più raffinati di quelli, diciamo, quando le variabili sono correlate, allora lì quelli sono cose dure, però insomma l'idea è la stessa, l'idea concettuale, poi l'idea tecnica ci si lavora. Allora, qui come esempio proprio banale per finire, no? Quando voi sentite parlare di decadimento radioattivo, no?
Diventa radioattivo, sapete cos'è? Diciamo che avete un blocco di d'uranio, no? E gli atomi d'uranio decadono. Poi ogni atomo d'uranio decade per conto suo, no? E quindi dopo voi iniziate con un blocco con tot atomi d'uranio e vi domandate quanti sono rimasti non decaduti, no? E c'è una legge empirica che vi dice che decadono esponenzialmente con un certo tempo caratteristico. Ma che vuol dire? Non è che sono proprio quel numero là, è una specie di numero medio, no? Tanto per capire questo giochetto, è come se, immaginate questo esempio, prendete tutti gli abitanti d'Italia e a tutti quanti gli diamo un dado, e poi dice, signori lanciate il dado, tutti lanciano il dado, e poi dice, a chi è uscito 4? Voi fuori. Ora, e rimangono, poi quelli che non gli è uscito 4, il giorno dopo rilanciano il dado, e dice, chi è uscito 4? Fuori. No, è avanti così. Allora, che succede? Allora, ovviamente ogni giorno ci avete 5 sesti del giorno prima, quindi il numero medio è dopo tot giorni è 5 sesti al numero dei giorni. Però ovviamente ci avete delle fluttuazioni, no? Ci avete delle fluttuazioni. Le fluttuazioni ve lo dà questa cosa qua, cioè quindi potete, ci avete le cose un minimo sotto controllo. Questo vi dà le fluttuazioni piccole. Volendo fare le cose un po' più raffinate, ci sono le fluttuazioni grandi, questa cosa della legge dei grandi numeri. Quindi voi, diciamo, in un ambito, nell'ambito del decadimento radioattivo, nessuno vi viene a parlare di fluttuazioni, nessuno. Voi avete un blocco d'uranio e vi dicono dopo tot anni il blocco d'uranio è diventato la metà. Non vi dicono perché, perché un blocco d'uranio c'ha dentro 10 alla 24 particelle, che gli state a guardare le fluttuazioni? Sono robetta, no, cioè le fluttuazioni sono cose ridicole, ci stanno ma sono lì di principio. No, ci stanno perché ci stanno, però diciamo sono talmente piccole che non c'è nessuno strumento che riesce a guardarle. Quindi diciamo, di fatto la legge di decadimento è una legge probabilistica perché vi dà il numero medio, però le cose in gioco sono talmente tante che potete scordarvi il termine medio nella realtà perché sono numeri enormi. Poi, quando arrivate a numeri molto piccoli, le cose diventano più complicate. Per dirvi adesso, andando verso le cose moderne, in meccanica statistica, no? Dico sempre, in meccanica statistica ci sono 10 alla 19 particelle. Negli ultimi tempi, noi meccanici statistici, bisogna pur fare qualche cosa, no? Diciamo, ci siamo messi a studiare i sistemi piccoli. Perché? Vabbè, ci sono tanti motivi. Uno è, vabbè, quelli grossi li abbiamo capiti, no? Quindi andiamo verso quelli piccoli. Però quelli piccoli adesso si vedono. Cioè, ci sono i nanosistemi. Quindi non solo, diciamo così, sarebbe interessante capire come si rifà la teoria per i cosi piccoli e poi però li posso anche vedere e a quel punto tutte queste belle cose che vi ho detto sì sono interessanti ma insomma bisogna cominciare ad andare oltre, no? Per esempio il valore medio ci sta, vabbè, ma tanto le fluttuazioni sono grosse, non sono piccole, perché n non è 10 alla 8, non è 10 alla 20, è 100, quindi è 100, quando fate la radice di 100 è un decimo, quindi fluttuazioni cominciano ad essere tante. Poi ci sono pure quelle rare, quindi se dovete fare quelle rare non vi basta il limite centrale, dovete fare qualcosa in più. La cosa divertente, questo qualcosa in più che si chiama teoria delle grandi deviazioni, è stata inventata nell'ambito delle assicurazioni, fatemi nominare questo signore, un signore che si chiamava Harald Kramer, nome che probabilmente a voi non vi dice niente, però è stato un personaggio importante nel mondo della probabilità. Questo signore era svedese, e pure all'epoca, diciamo, era duro per un matematico campare, e quindi dopo la laurea in matematica lui non ha trovato lavoro all'università, è andato a lavorare nel mondo delle assicurazioni. E il mondo delle assicurazioni, vabbè, la prima cosa è quella scritta là, no? Ci faccio il valore medio. Poi però l'assicurazione dove lavorava lui c'avevano dei clienti che avevano dei grossi patrimoni, e quindi a quel punto non avevano stati, cioè come facciamo a fare, non ci sono 100.000 persone che hanno patrimoni di svariate centinaia di milioni di euro, no? E quindi le statistiche non si possono fare, quindi la media era difficile, la fluttuazione era poco significativa, quindi lui doveva fare una teoria per eventi rari, per eventi che andavano oltre il limite del coso gaussiano, e lui la fece, questa cosa si chiama la cosa delle grandi deviazioni, che quando venne fatta negli anni 30, sì, era una cosa carina, insomma, poi non so quanti queste dell'assicurazione la usassero,
era una cosa molto raffinata dell'ambito matematico. Per esempio, noi fisici, cioè un po' zozzoni, no? Ce ne siamo accorti negli anni Ottanta, anzi non ce ne siamo manco accorti, eravamo talmente ignoranti che l'abbiamo rifatta a mano, a mani nude, peggio di come l'ha fatta lui, ovviamente, ci mancherebbe. E poi ci hanno detto, i colleghi mi hanno detto, guardate, ah, bravi, ottimo, avete riscoperto Cramer, chi era questo Cramer? E ci hanno dato da leggere un libro, ho detto, accidenti, questo signore era bravo, 50 anni prima di noi ha fatto tutto. E noi però l'abbiamo fatto più o meno sullo stesso stimolo, cioè su un problema pratico, no? Cioè su un problema pratico delle grandi deviazioni in turbolenza che ha bisogno di fare le grandi deviazioni perché le cose non sono gaussiane, allora lì ci devi pensare, devi fare qualcosa. E lui l'aveva fatto pure lui su uno stimolo pratico. Poi adesso invece è un bellissimo capitolo del calcolo delle probabilità, no? un po' avanzato, quindi diciamo si incastrano molto le cose applicate e teoriche, no? Diciamo, c'è una... spesso diciamo ci sono, per finire vi racconto, prima ho citato questo signor Markov, una delle prossime cose si parla di catene di Markov, mi sembra, no? Ora fatemi finire questo, visto che non è tardi, vi racconto come sono nate le catene di Markov. Ci avete più o meno un'idea di cosa sono le catene di Markov? No, la catena di Markov è una regola in cui l'evoluzione del sistema dipende dallo stato attuale. E adesso è uno strumento matematico, insomma, onnipresente, si usa in tutto. E il signor Markov la inventò per una discussione teologica, perché lui era un feroce ateo, ferocemente antizarista, e era in cattiva luce con le autorità zariste. E niente, diciamo, e c'era un grosso dibattito all'epoca vuol dire inizio del Novecento, su quella che all'epoca si chiamava la fisica sociale, cioè sull'utilizzo della statistica per i fenomeni sociali, cioè numero di suicidi, di matrimoni, di reati, eccetera. E ovviamente si notava una certa regolarità in tutte queste cose, no? Cioè, perché c'era questa regolarità? Allora lui disse, beh, c'è la regolarità, è chiaro che c'è la regolarità, ci sono le leggi dei grandi numeri, no? Cioè, per quale motivo? Cioè, ognuno fa quello che gli pare, però insomma, come cosa globale, no? E c'era un signore, di cui adesso mi sfugge il nome, matematico modesto, però molto influente, che invece era un devotissimo ortodosso e allineato al governo degli zar, che invece sosteneva che no, non c'entra niente, il calcolo di probabilità è un problema del libero arbitrio, delle nostre responsabilità personali, eccetera, eccetera. E dice, poi il professor Markov cita la legge dei grandi numeri, ma la legge dei grandi numeri vale solo per variabili indipendenti. Io qui infatti ho detto variabili indipendenti, no? All'epoca c'era solo questo teorema per variabili indipendenti. Allora Markov si irritò talmente tanto che dice, adesso devo trovare un controesempio, e si inventò quelle che adesso si chiamano catene di Markov. Quindi una cosa in cui le variabili non sono indipendenti, ma nonostante questo si riesce a dimostrare una legge dei grandi numeri. Quindi le catene di Markov, sotto certe ipotesi, abbastanza larghe, si riesce a dimostrare che vale una legge dei grandi numeri, se in termini moderni, sia il sistema ergodico. E quindi le catene di Markov, e poi adesso sono utilizzate nelle cose più varie, compreso il ranking di Google, no? Google, il ranking di Google, prima, a parte le personalizzazioni di ognuno di noi, l'approssimazione zero si basa su una catena di Markov, sono state inventate in un ambito apparente non c'entra niente. Cioè questa era una il ranking in prima approssimazione è fatto con una catena di Markov. Sì, sì, cioè praticamente quando tu metti una parola, il generatore, insomma il coso che fa il ranking, insomma, il generatore che fa il ranking, produce una catena di Markov, e poi di questa catena di Markov si calcola le probabilità invarianti, e poi prende la probabilità più alta, quella pagina là è la prima, poi quella dopo avanti così. Quindi questo, però diciamo non è proprio così, perché questo è il generatore non personalizzato. Poi, siccome sa chi sei,
magari le pagine di matematica te le mette prima, se sei un alpinista ti mette prima le pagine di alpinismo, quindi se sei andato a degli alberghi, vabbè, insomma, quindi c'è un aggiustamento sulle persone, sulle ultime cose che ha visto, quindi diciamo, quindi le stesse persone se mettono le stesse parole, un alpinista e uno e un matematico gli verranno fuori cose diverse. Vabbè, no, niente, questo era solo per dire, insomma, che spesso diciamo le scoperte matematiche, le scoperte scientifiche vengono fatte per i motivi più strani, no? Che non c'entrano niente, diciamo, apparentemente questa è stata una cosa marginale nella vita di Markov, però ha portato alla questa diatriba con questo signore. Insomma. Poi è divertente, lui scrive una lettera a un amico suo, ha detto, quello non capisce niente, in tutta questa storia qua ha avuto un solo merito, quello di farmi arrabbiare. Diceva, mi sono inventato questa cosa che lui ha, adesso era tutto contento che si era inventato le catene di Markov. Ma non perché dice ho generalizzato, no, perché ho, così l'ho messo a tacere. No? Quindi, diciamo, quindi ho inventato una situazione in cui ho generalizzato la legge dei grandi numeri al caso di non indipendenti, era tutto contento, cioè, giustamente, cioè, va bene, e con questa citazione antizarista chiudiamo. Ah, fra l'altro, per dire quanto era matto Markov, nel 1913 gli zar fecero un giubileo per l'anniversario della dinastia. Allora, come lui, la cosa lui irritava, disse, devo fare qualcosa per contrastare questo, devo organizzare qualcosa in Russia che non abbia niente a che fare con questi cialtroni. Allora lui si ricordò che nel 1713 era apparso il teorema della legge dei grandi numeri, era apparso perché era stato fatto prima, però allora ecco là, fece una conferenza internazionale, la prima conferenza internazionale sulla legge dei grandi numeri, tentando di contrastare il giubileo degli zar. E io più modestamente, 100 anni dopo, ho edito un libro, che però per le lungaggini della Springhe è uscito nel 14. E, ci sono. E la cosa mi ha veramente fatto imbestialire. Cioè, il titolo è 100 anni della legge dei grandi numeri, uscita un anno dopo, vabbè, insomma. Però il titolo c'è rimasto, 100, non mi ricordo, The Legacy of, non mi ricordo. Insomma, volevamo farlo per il centenario, però... No, però non è colpa solo della Springer, anche dei contributori, di cui non faccio i nomi, ma insomma, un paio di personaggi importanti hanno tardato e ci hanno fatto slittare di un paio di mesi, è finito nel 14 invece che nel 13. Eh? Sempre così. Va bene, grazie. Ah, qui c'è un po' di letteratura, poi... Ma la letteratura non è molto significativa, è così, quelle cose mi vengono in mente, non è che... È sbilanciata, quindi non è... Quindi poi da qui potete risalire altre cose, insomma. Vabbè, comunque avrete tutto in rete, ma nel caso se mi volete scrivere tutto il mio indirizzo lo trovate facilmente, insomma. Sì, comunque verrà, queste slides verranno messe in rete. Allora ringraziamo tanto il professor Vulpiani che è stato qui con noi in questi 2 giorni e il programma, diciamo, questo, la prossima settimana ci sarà il terzo incontro su questo tema, caos, probabilità, e sarà a parlare il professor Franco Flandoli, che adesso è professore di probabilità qui alla scuola normale, ma per tanti anni è stato...